Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Mini. Abbiamo da vedere una cosa super importante ragazzi, una delle truppe più importanti per riuscire a gestire meglio il vostro deck è sicuramente l'arciere ragazzi. Lo sto trovando veramente incredibile, arciere che tra l'altro io ho solamente ad una stellina. Guardate che roba. Lui utilizza come attacco, come abilità speciale, il longbow, quindi la freccia lunga, tra virgolette, l'arco lungo, chiamatelo come volete. L'attacco targetta, quindi colpisce il nemico più lontano. Questo è importantissimo se il nostro avversario utilizza uno Spergoblin, un bocciatore, un mago elettrico. Il nostro arciere, se piazzato bene, colpirà sempre le truppe più lontane. Tra l'altro, con la prima stellina si sblocca l'abilità Archery e quindi l'attacco raddoppia. Attacks hit one additional target, quindi sono due nemici attaccati al prezzo di uno. Ho sviluppato un deck che secondo me funziona strabene. Tank principale, il peccone, che tra l'altro ho ancora a 0 stelline, solo una carta, quella che me l'ha permesso di sbloccare nel pass battaglia, il cavaliere immancabile, Spergoblin, mago elettrico, regina degli arcieri e arciere. Buttiamoci prima di aprire un bel baule in un game. Siamo contro Ruben Munuel. Allora, qua è bello interessante perché giochiamo sicuramente il peccone. Non abbiamo modo di piazzarlo, quindi lo mettiamo dietro. Ma spostiamo anche la regina, perché lui potrebbe mettere uno Spergoblin qui. Nu, ha messo il lo scheletro gigante, che in realtà... Guardate il suo arciere. Guardate il suo arciere come attacca il mio Goblin, ignorando completamente il peccone. Vediamo se la regina con la sua abilità ci riesce ad aiutare. Rimane solamente il Monks, ma non credo. Adesso gli arriva l'abilità speciale. No! Mamma mia ragazzi, mamma mia, per un attacco vince lui il primo round, non è un problema. E vorrei giocare l'arciere, ma mago elettrico prima. Togliamo lo Spergoblin, mettiamo dentro l'arciere e diamogli un aiuto. È rischiosissima questa regina degli arcieri qui a sinistra. Mi è andata bene. Arciere che va ad attaccare il suo mago elettrico mio che era caricato e quindi ha potuto utilizzare l'abilità. Attenzione perché c'è ancora il Monks, abbiamo la regina insieme al nostro arciere che tolgono, come vedete, le due truppe in fondo e ci permettono di pareggiare i conti molto molto bene. Subito il mago elettrico, no, mago elettrico lo mettiamo qui, il cavaliere per forza, l'arciere. E ancora potenziamo il cavaliere. Oh, che cosa stai facendo? Le gioco così? Dovrebbe giocare ancora lui il scheletro gigante? No, non l'ha mosso. Ma abbiamo comunque il mago elettrico che è tutto caricato. Può colpire più di una truppa. Non ho giocato benissimo qui il peccone. Doveva essere... Pensavo che lasciasse lì il suo scheletro gigante. In realtà, attenzione perché purtroppo andrà a pareggiare i conti lui. Ci sono delle guardie che stanno per entrare. Mago elettrico che purtroppo non poteva fare nulla. 2-1 per lui. Quale errore è stato mio nel piazzare il peccone? Potenziamo il mago. E siamo obbligati a giocare uno Spergoblin. Incrociamo le dita, ragazzi. Non potevo lasciare il mago scoperto. Ho fatto bene? Ok, bellissimo. Intanto l'attacco subito sul Monks. Mago elettrico che aveva già la possibilità di avere... qua fa male, qua fa male, qua fa male. Non ce la faremo, non ce la faremo. Oddio, oddio, let's go! E invece sì, piano, piano, 2-2, 2-2, che partita! Spergoblin mi serviva potenziato, non abbiamo altro. Sotto ancora sul mago elettrico. Devo giocare così per forza. Ho bisogno che il mago elettrico
faccia subito malissimo. Lo scheletro gigante è troppo, troppo fastidioso. Oddio, mi aspettavo lo giocassi diversamente. Andiamo ad attaccare lo scheletro gigante. Mago elettrico ha subito intanto, ha potuto fare subito il suo attacco speciale. Prendiamo il peccone. Non siamo messi molto bene. Mago elettrico ancora vivo. Abbiamo perso anche la regina. 1v1! Let's go! Let's go! Arciere OP! Se il suo mago elettrico non avesse fatto un passo in avanti e quindi avesse perso un attacco per poter colpire il mio arciere, io avrei perso. Aia, aia, aia! Direi che possiamo andare a prenderci intanto le nuove sfide e ovviamente aprire anche i livelli del pass battaglia. Vediamo un pochettino cosa ci manca. Oh, dove va? Dove va? Ci manca da aprire il livello 30. Lo apriamo insieme. Bello questo miner. Seconda stina per il miner. Si è sbloccato Surprise. Attacks gain backstab. Qua se chiedo aiuto a voi, non ricordo bene la traduzione. Apriamoci invece il forziere gigante a sinistra. Dammi la regina degli arcieri. Porco Giuda, ancora 5 monaci. Va bene, 5 monks. Non è un problema. Apro quello più piccolino a sinistra. Regina degli arcieri. 4 shield maiden che potrei potenziare, ma non mi interessa. Apriamo questo qua gigante. Aia. Vediamo che cosa c'è dentro. Ancora 4 shield maiden. No. Dammi qualcosa di più bello. Let's go. 6 regine degli arcieri. Benissimo, benissimo. Si avvicina il livello 5. E poi ci prendiamo le 20 gemme della ricompensa per il pass battaglia. Perfetto. E ci prendiamo l'ultimo forziere. Let's go. 3 monaci. Peccato, avrei preferito fosse la regina degli arcieri. Io direi di buttarci dentro in un altro game. Sto pensando. Innanzitutto voglio vedere una cosa. Noi abbiamo nel nostro arciere. Ah, dovremmo prenderne altri 2 per sbloccare la seconda abilità che è il Pride. Velocizza è un più 1 l'attacco per un breve periodo di tempo e prende il boost ogni volta che ha killato un nemico. Non abbiamo arcieri da acquistare nello shop. Io ho 1077 di gold che però sto tenendo per un peccone. Spero che mi arrivi nello shop. Buttiamoci dentro ancora per vedere se tiene contro un avversario che utilizza invece lo Shield Maiden. Non arriva il peccone. Questo è un bel problema, raga. E qui ho già perso, ve lo posso già dire tranquillamente. Pensavo di avere un mini tank quando ho cambiato i 3 minis. Ci è andata un po' male. Va bene, non è un problema, sarà per la prossima. Vediamo se Mago Elettrico riesce a fare qualcosa. No, è che è troppo forte lo Shield Maiden, quindi arciere che continua ad attaccare. Niente da fare. Va bene. Non avevo tank. Ci può stare, Mago Elettrico, Shield Maiden, ok. Adesso sì che ce l'ho però il peccone e voglio dargli una mano. Allora, il problema è che lui ha sempre quel fastidiosissimo miner. Vediamo quanto è fastidioso il miner. Orco Giuda! Pesante, non mi aspettavo uno Spergoblin. Riusciamo a toglierlo comunque senza problemi. Attenzione perché il nostro peccone è riuscito ad avere un po' di vita extra. Bellissima intanto l'abilità della regina degli arcieri. Lo Shield Maiden rimane da solo alla sua protezione. Oh my god! Dai cavaliere! Ti manca uno! Let's go! Let's go! Mamma il cavaliere ragazzi, è troppo forte. È troppo troppo forte. Ok. Potenziamo il cavaliere. Potenziamo anche il nostro arciere. E qui siamo obbligati. Ho paura per la mia regina degli arcieri. Sì. Meno male che non l'ha potenziato, quindi non la perdo. Il nostro peccone è riuscito a prendere un po' di vita. Sta prendendo ancora salute. Dobbiamo togliere il suo miner che è scomodissimo. Mi sa che è brutta. È molto brutta, sì. Lì il mio problema è stato non tankare il suo Spergoblin che mi ha danneggiato troppo la regina. Porca miseria. Ce la rischiamo così.
ce la rischiamo così. Vediamo se lo Spell Goblin mio fa male. Ok, perfetto. Spell Goblin che va sul suo Shield Maiden. Dobbiamo togliere assolutamente il Miner. Non è possibile. Ah, il Mago Elettrico ha fatto malissimo qua. È riuscito però a tirare anche a noi l'abilità al Mago Elettrico. Non ci credo! Wow! Wow! Oh, ci sta, ragazzi. Non si possono vincere tutte, ragazzi. Ci sta, ci sta. Mamma mia, anche lo Spear Goblin è veramente troppo, troppo forte per essere ignorato. Insomma, ragazzi, io vi invito ad utilizzare il vostro arciere perché è davvero una delle carte più interessanti. Io ce l'ho una stellina, potenziatelo se potete. Spero che questo video di Clash Mini vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccione, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e aiutatemi a crescere. Ciao! We'll be right back.